Cari amici che ci seguite su questo canale, ci troviamo nella sede della lista civica Bresciani Presidente per Pesaro e Urbino insieme a alcuni candidati consiglieri. Io sono Luca Veneziano, stiamo sostenendo Antonio Bresciani, candidato presidente per la provincia di Pesaro e Urbino, e vorrei sentire il parere di alcuni dei candidati della lista civica Bresciani Presidente. La nostra candidatura, ho voluto sottolineare in particolare la fiducia che noi riponiamo ad Antonio Bresciani, la fiducia che nasce dalla sua coerenza, dalla sua indipendenza e dal fatto di essere stata sempre una persona limpida in tutto questo percorso lungo che ha definito le alleanze e gli schieramenti per queste elezioni. Nel caso nostro di Liberi per Pesaro credo che sia ancora più significativa la nostra adesione proprio perché siamo una lista civica storica, da 6 anni presente nel territorio, che attivamente si è trovata anche al centro di vicende a livello comunale che hanno fatto molto discutere gli elettori proprio per il nostro pragmatismo, per non essere ideologici. E a livello provinciale non vediamo altra alternativa che sostenere Antonio Bresciani, che appunto ha dimostrato di poter essere la persona che più rappresenta i nostri valori, che sono quelli civici, non ideologici e pragmatici. Avvocato Bruno Barbieri. Bruno Barbieri è anche lui appunto candidato di questa lista e fin dall'inizio appunto si è messo a disposizione di Antonio proprio perché ha visto in Antonio la possibilità di riportare l'alternanza a Pesaro. Noi da 60 anni qui a Pesaro, sia in comune che in provincia, siamo governati dalla sinistra. Come abbiamo sempre detto, la colpa non è della sinistra, la colpa è dell'opposizione. Ecco, noi riteniamo che Antonio possa essere effettivamente la persona attraverso la quale si possono riportare a Pesaro e in provincia i benefici della democrazia, che sono prima di tutto la trasparenza, sono il controllo e sono la competizione tra le varie forze politiche, proprio per dare il meglio al territorio, all'ambiente, alla società, a tutti i cittadini appunto che soffrono in questo momento di questa mancanza appunto di democrazia. Siamo liberi cittadini e crediamo nella politica come servizio, quindi abbiamo aderito a queste due liste civiche che sono la vera novità in questo quadro politico del tutto stagnante, con un centrodestra quasi inesistente e un centrosinistra che dichiara di essere nuovo ma assolutamente totalmente vecchio, tant'è vero che ha ricandidato a furor di popolo il senatore Ucchielli che è lì al potere da non si sa quanto tempo. Credo nella lista civica di Antonio Bresciani, dove mi sono candidata con entusiasmo. Voglio essere vicino alle persone di questo splendido territorio, ma soprattutto essere lontana dalle ideologie di partito, dare la possibilità di governare ad altre persone in modo alternativo, mettendo la politica come servizio. Ok, insieme a Rosy Di Giacomo, che in questa avventura ha organizzato diverse manifestazioni molto importanti anche in teatri di prestigio, abbiamo il nostro candidato presidente Antonio Bresciani. Io sono innanzitutto orgoglioso di aver conosciuto degli amici come voi che, oltre che darmi una mano politicamente, essenzialmente avete, come posso dire, condiviso con me umanamente questo spirito di servizio. Posso solo dire questo: faccio politica perché credo che sia giusto spendersi per gli altri, e spendersi per gli altri in questo momento vuol dire sicuramente assumere una responsabilità che va al di là dei partiti, e appunto è il motivo di una lista civica trasversale. Spendersi per gli altri vuol dire in questo momento dare una speranza a coloro che sono stanchi di un governo da oltre 60 anni condotto dalla sinistra, e soprattutto dare speranza ai cittadini che non devono necessariamente vedere la politica in maniera negativa, perché il più delle volte purtroppo, essendo rappresentata da persone che mirano alla poltrona, e magari anche i cittadini alla fine potrebbero anche non voler più andare a votare. Noi li invitiamo ad andare a votare perché il voto di ciascuno fa la differenza, e li invitiamo tra l'altro anche a, come posso dire, a distinguere tra candidati e candidati. Io sono un candidato che vengo dal mondo del lavoro, nella mia vita politica ho sempre fatto la politica per servizio, non ho mai preso lo stipendio per fare politica. Gli altri avversari miei,
che sono avversari forse anche delle tasche dei cittadini, fanno politica da sempre solo per prendere uno stipendio. Il servizio è gratuito, la politica fatta nell'altro modo è solamente un interesse. Per questo vi invito a votarvi e vi ringrazio se lo farete.